accogliamo con l'applauso, con l'urlo, Giuliano Lanzetti. Stiamo cambiando il mondo della ristorazione. Avere un gruppo che funziona, un gruppo affiatato che mi può sostituire, quindi permette al titolare di fare lavori molto più importanti rispetto a quello di stare lì a fare un lavoro tecnico che può benissimo svolgere una persona anche meglio di come lo sta svolgendo il titolare. Questo è un po' un cambio di mentalità che noi anche titolari dobbiamo fare. Saper comunicare, saper emanare un messaggio, saper parlare, saper esprimersi, per chi fa impresa non è uno strumento, è lo strumento. È uno strumento vitale per fare andare bene le cose. C'è gente che però quando le cose andavano bene voleva già seguire i corsi migliori e loro qua avevano già i ristoranti che iniziavano ad andare bene e potevano già ritenersi anche soddisfatti e dire: oh, sai che faccio? Io sono arrivato, c'ho il mio guadagno. No, io lo voglio fare meglio, io lo voglio fare meglio di tutti gli altri, perché si sono sentiti inadeguati, nonostante le circostanze erano favorevoli a loro, hanno voluto di più. E quel di più, poi quando capita una sfiga, ecco che è un valore intangibile che te c'hai e gli altri non hanno. Giuliano è uno di noi, lo sento molto vicino da un punto di vista, diciamo, sia professionale che umano. La mia squadra adesso è sicuramente più motivata, più coesa e c'è una grande sintonia tra me e loro. Pienissimo per me è una figata pazzesca. Per me Pienissimo è il locale pieno. Noi vogliamo che usciate da sta sala entusiasti e che abbiate un grande coraggio di creare nel vostro gruppo l'iniziativa. La gente deve aver voglia di cooperare con voi, di potersi permettere di esprimersi, di poter sperimentare emozioni, cioè di poter crescere. E per poter crescere voi dovete stare alti di tono, ragazzi.